Ciao a tutti ragazzi, oggi sono qui con Lego. Yeah, sono dietro la telecamera, poi mi vedrete dopo, eh. Adesso lo faccio fare tutto a lui, adesso lo costringo a parlare. Fai un'introduzione spettacolare, così che io chiudo il canale e lo lascio a te, così. Grazie. No, comunque, siamo qui, ho chiesto a Lego su Facebook di venirmi ad aiutare per l'assemblaggio del nuovo PC. E lui subito mi ha risposto e è È venuto. vero, ci ho messo praticamente una settimana per rispondere, comunque dettagli. Comunque, non so, parlo un po' del PC. Sì, dai, diciamo un po', dai, io ti faccio da cameraman, adesso io farò principalmente il cameraman. Allora, ci sono, innanzitutto, ci sono i pezzi per tutta la camera, Ok. e per dire tutta la camera intendo tutta la camera, ormai abbiamo finito di montarlo, io sono distrutto. E allora, partiamo da qua, cosa abbiamo? Di Oh, voglio una dissipatore. recensione pirotecnica, cioè devi essere meglio di me, aspetta, inquadrazione storta, dai. Dissipatore della Corsair, l'H100i, un dissipatore a liquido. Mamma mia, basta, adesso faccio fare lui il video a posto mio. Cos'altro posso dirvi? Ma sì, dai, insomma, siamo abbastanza sintetici. Tanto loro Sì. adorano questi video dove quando parliamo di hardware, Tutti sono tutti. affetti da Poi, la scheda video scheda video che noi che... troviamo però qua. Pam, pam, pam. È una bestia. Asus HD HD 7970 DirectX 2 Top. Della Asus, che già adesso overclock. mentre lui parla, io intanto, ma no, in realtà no, perché cerco di farvela vedere nel case già acceso, che abbiamo appena finito di montarlo. E questa bestiona qua è una roba gigantesca. Quindi vediamo anche la scheda madre che è già in azione, una Rampage 4 Extreme. Che tamaro, comprare roba. Poi vediamo un po' Sì. cos'altro hai comprato di interessante che vuoi Poi mostrare al mondo. l'alimentatore Cooler Master Silent Pro Gold da 800 watt. Yeah, parecchio sgravo. Sì, comunque, poi cos'altro? Insomma, poi c'è dentro un hard disk da 1 TB della Western Digital. Poi abbiamo un monitor, due monitor e poi c'è un terzo monitor, che eccolo qua, qua giù. Perché probabilmente su questa ampia scrivania lui avrà modo di divertirsi. Probabilmente non vedrai più la luce del sole, lo sai questo? Ok. Niente, poi abbiamo visto anche il case, l'avete già visto, questo è come il mio, ha fatto un'ottima scelta, è lo Striker bianco, complimenti, Bello. complimenti. Poi mi ha fatto vedere anche un altro case che avrebbe voluto comprare, che era parecchio figo, come si chiamava? Sì, dell'aereo cool era lo Strike X-Air, che è C'era una un cosa aperto aperto, poi, sistemato. stranissimo. Quindi, adesso stiamo installando Windows 7 molto originale che io ho portato da casa, e con molto originale intendo che di originale c'è solamente il DVD comprato della Verbatim. Il resto ben poco, ma questi sono dettagli. Va, facciamo qua una piccola ripresa che è molto cool. Sai cosa? Mi piace un sacco il logo acceso lì che si Della illumina. Corsair. È carino, è carino. Poi lui voleva divent farlo diventare più tamaro, voleva comprarsi delle LED, cioè dei LED. Tra l'altro accendiamo questi. Wow, pazzesco. Quindi facciamo un video conclusione insieme, così vedete. Sì, ci sono anch'io, sono distrutto, ho lavorato come un cane. No, vabbè, c'è anche l'ombra della mia mano, facciamo così, così sembro meno cattivo, ok, così mi piace di più. Allora, bene, io sono contento, mi ha fatto piacere. Poi a me piace sempre mettere mano a queste cose, è un po' difficile, devo portarmi un cavalletto. Poi spero che gli funzioni, perché poi io abito abbastanza vicino. Lui di Pinerolo, sono venuto io in macchina questa volta da lui. Vengo a cercarti, E sì. appunto mi può venire a cercare se qualcosa non va. Comunque, io pensavo di portargli via la scheda video, tanto magari non se ne accorge. E nulla, poi io penso che ormai metterò su un'azienda, faccio assistenza a casa a domicilio, faccio i PC a tutti. Nulla, nulla. Poi, tra l'altro, ti ho anche regalato una maglietta, così la faccio Sì. vedere. Sì, sono molto generoso in realtà, e ce l'avevo gratis, quindi gliel'ho data. Questa maglietta carina, insomma, della CM, vedete il simbolo, boh. E niente, poi spero. Poi probabilmente adesso lo userà come straccio perché la trova orribile, ma no, vabbè. No. Bene, dai, allora noi finiamo qua di installare. Io così. Noi. E niente, poi abbiamo detto tutto a questo punto. Ah, il mouse magari, non abbiamo Forse visto. mai Il andato mouse e tastiera, mouse. così facciamo proprio tutto, che ci siamo Mouse. dimenticati un po' di cose. Ed eccolo qua, il Sentinel Advance 2, che è anche già attaccato là, vediamo. Eccolo qua. Eccolo lì.
E poi la tastiera che ha avuto un po' di sfiga perché è arrivata la tastiera sbagliata. Vedete qua ha ricevuto la Quickfire TK. Il problema è che tu cosa avevi ordinato? La Quickfire Pro. Pro. Questi qui sono stati così pro da tenersela. Vabbè, quindi difatti adesso la spedirà indietro, gli ridaranno l'altra, che sono stati dei geniacci. Poi, non abbiamo dimenticato nulla, io penso di no. Bene. No, bene. Troppo forti. Sì. Grazie, Ego. Ed eccoci qui ragazzi alla fine di questo video, insomma come avete potuto notare un video piuttosto semplice, possiamo anche dire insomma alla mano, ecco molto veloce, molto tranquillo, dove ho assemblato appunto il PC di Giuseppe e inoltre per inaugurare questo nuovo PC sono riuscito a fargli un altro regalo, insomma gli ho regalato sì la maglietta ma magari quello poco conta, ma soprattutto un regalo un po' più carino è arrivato da Wok, quel sito di Key, trovate il link in descrizione, dove hanno fornito una Key di Battlefield 3, così quando acceso per la prima volta il PC ha trovato Battlefield 3 così sullo schermo ed è stato molto felice così per inaugurare questo gran PC con anche un bel gioco che gli piaceva. Ecco, difatti prima sono dato il terreno chiedendo ma quale gioco ti interessa, quale gioco ti piace, così molto vagamente. Poi il giorno dopo, perché sono dovuto tornare perché furbamente avevo dimenticato Windows per installarglielo, perché comunque problemi tecnici, il giorno dopo sono arrivato, lui accende il PC, gli dico apri un attimo Origin e si trova Battlefield 3, è stato molto felice, e questo insomma grazie anche a Wok. Ecco, poi insomma adesso volgiamo anche alla conclusione di questo video dicendo che, non so ragazzi, io sto seriamente pensando di, non dico mettere su un servizio di assemblaggio PC, perché ultimamente davvero ho tantissime richieste di persone che mi chiedono consigli su come assemblarlo, se gli, magari persone che chiedono un aiuto su come assemblarlo, addirittura come in questo caso di assemblarlo direttamente, e non sto scherzando, ma ultimamente sto meditando sul fatto, ma magari mi metto lì e... cerco di creare tra virgolette un piccolo servizio per voi, nel senso che magari una persona si vuole fare un PC, io magari creo delle config base, non so, da 600, 800, 1000 euro, così io vi assemblo il PC e poi ve lo invio a casa, non so, è un'idea che ci sto meditando sopra, perché a me piace metterci mano, cioè ogni volta avere dei prodotti tra le mani è una figata, no? Assemblarlo è simpatico, mi piace, e visto che c'è, a quanto pare c'è una grande esigenza, una grande richiesta, potrebbe essere una buona idea. Detto questo ragazzi, pensateci sopra, fatemi sapere tutto qua sotto nei commenti, vi ringrazio per la vostra attenzione e ad un prossimo video, ciao!